Amici del Tuttocampo, buona serata dal Caffè Amaranto di via Trento Trieste. Questa puntata inizia come sempre con Agostino Iacobelli. Buonasera mister. Buonasera, sempre il mister preferito. Sempre, sempre. Chissà che un lunedì tu non ci sparisca, che sei stato ingaggiato da qualche squadra. Da parte, da so, eh. Però non, dai, per adesso va bene così. Ma tu sei uno di quelli che appena c'è l'occasione giusta, vero? No, ci rifletto, sì, abbastanza. Quanti allenatori disoccupati ci sono in questo momento? Tanti, anche troppi. Infatti secondo me bisognerebbe fare anche una ridimensionata, oppure fare per chi vuole fare il settore giovanile dei patentini apposta, chi vuole fare prima in squadra, sennò diventa veramente normale l'esonero. Purtroppo bisogna dirlo così. Allora, un Arezzo che ieri, forse nella gara che paradossalmente è stata forse la più difficile delle tre, no? Perché con la Lucchese magari c'era la motivazione di iniziare bene, col Pisa è una gara che le motivazioni vengono da sé, con l'Arzachena, che tra l'altro era stata la bestia nera nell'anno scorso del passato campionato, aveva fatto 6 punti su 6, vincendo ad Arezzo e vincendo anche in Sardegna, e anche ieri è andata in vantaggio, quindi qualche fantasma è arrivato, anche perché l'Arezzo sembrava tentare di giocare, però le occasioni le aveva avute ma non riusciva a sbloccarla. Ma sono quelle partite che c'è tutto da rimettere, Fabio, quindi la gente si aspettava chissà che, invece puoi vincere e perdere con chiunque in questo campionato. Poi si giocava anche in un orario un po' particolare, alle 2:30, che un orario ancora secondo me col caldo che c'è fa ancora male, però già il fatto che la squadra abbia portato a casa i 3 punti è un fatto molto positivo, al di là della qualità del gioco, ma proprio a livello mentale e caratteriale ha dimostrato che questa squadra, pur essendo abbastanza giovane, se non molto giovane, ha mostrato anche di avere carattere e personalità. È stato molto contestato, tra l'altro stiamo vedendo il fermo immagine del gol di Buglio, che nasce da un tiro di Foglia. La palla finisce a Buglio, che poi segna praticamente davanti al portiere. Si è molto arrabbiato, dopo più tardi sentiremo anche che cosa ha detto ai microfoni l'allenatore giochico dell'Arzachena. Effettivamente, riguardando le immagini, pur la camera non è in linea chiaramente con l'ultimo uomo, però sembra nettamente avanti, no? Sì, obiettivamente sì, anche perché il guardalinea deve vedere solo una cosa, deve vedere l'ultimo uomo della linea difensiva dell'Arzachena, e non era una cosa difficilissima, perché è abbastanza, credo abbastanza chiara, non me ne voglio un tifoso, che quando ci vengono le cose a favore tutto bene, però quando ci verranno contro bisogna avere l'equilibrio di capire che a volte l'errore dell'arbitro c'è. In questo caso qui secondo me è abbastanza lampante, è chiaro, però l'errore grave non è tanto dell'arbitro, proprio del guardialinea, che deve dire una sola cosa, e purtroppo bene o male per l'Arezzo non l'ha vista, però credo che il fuorigioco sia molto chiaro. Sì, infatti l'allenatore giochico ha protestato molto con l'assistente, ha proprio andato a urlargli all'orecchio qualcosa. E io l'ho fatto anche di peggio. Anche di peggio. sì, anche la scorsa mi sono beccato 4 giornate per un fatto più o meno simile. Chiaramente ora, con questo fatto anche del VAR, che ovviamente non ci sono i mezzi adesso per duplicarlo neanche in Serie B e tantomeno in C, addirittura in Champions League ancora deve entrare in vigore, lo sarà l'anno prossimo, però è cambiata la mentalità, no? Nel senso che anche il tifoso quasi se si aspetta che si possa rivedere, ma è così, nel senso che si aspetta, cioè accetterà sempre meno l'errore, perché è stato un cambiamento, un'evoluzione, no? Che come dire, modifica anche le abitudini degli sportivi. Sì, obiettivamente è una cosa positiva, perché l'errore ormai si è ridotto a proprio all'omicino, però molte volte interrompere sempre, per esempio faccio un esempio della Fiorentina ieri, dove secondo me il VAR andava usato su rigore a favore, e in quel caso lì invece l'arbitro non ha potuto neanche vederlo. Ormai il tifoso si aspetta che l'arbitro faccia il gestino della TV, però obiettivamente da una parte si limita molto l'errore, anzi quasi a zero, però interrompi sempre, molte volte stai fermo 4-5 minuti da una parte, però dall'altro il tifoso deve capire che c'è anche l'errore, come in questo caso dell'arbitro. E poi la partita sembrava avviata sull'1-1, invece con Brunori, che è partito sulla fascia, ha messo questo pallone dentro, e Perzano dimostra questo senso del gol, aveva segnato appunto con la Fiorentina
nell'amichevole estiva e davvero manda in visibilio lo stadio di Arezzo. A livello di campionato, può essere questi episodi qui, no? Che indirizzano la partita in un verso o nell'altro, cioè può essere uno di quegli episodi che magari può trasformare magari una stagione tendente al medio basso, al medio alto, a livello di motivazioni, psicologico? Io non credo molto in questo, però la cosa che mi ha fatto capire che questa squadra può fare qualcosa di importante è proprio il recupero della palla di Brunori, perché quella palla lì al 94esimo molte volte qualche giocatore la poteva anche lasciare andare perché era abbastanza lunga, invece si è visto proprio il carattere di Brunori di volerla andare a prendere sta palla. Quindi al di là del fatto di fortuna o non fortuna di portartela dalla tua parte, è proprio questo gesto qui di Brunori di andare su quella palla a recuperarla per metterla in mezzo anche se era il 95esimo, e quello però ti può anche cambiare questo gol qui, ti fa lavorare con più tranquillità, ti fa andare al campo con più entusiasmo. Quello è importante, comunque fare il risultato è importantissimo. A proposito di Brunori, perché continua ad avere difficoltà, perché qualche palla gli è anche capitata, in una di queste ha schiacciato e per terra la palla poi insomma, è diventata facile per il portiere della Zachena. Quando è uscito Cutolo, che è stata anche una mossa se vogliamo, malgrado non era nella sua miglior giornata, però una mossa comunque coraggiosa dal canto, togliere un giocatore come Cutolo, Brunori dal canto poi dell'intervista ci dice di no, ma è sembrato comunque spostato molto più sulla fascia laterale e infatti anche prima del gol aveva già messo qualche pallone dentro, è sembrato, non voglio dire qualcosa di troppo ardito, ma è sembrato quasi più convincente in quella posizione defilata che dentro l'area di rigore. Ma guarda, lui l'anno scorso giocava da solo davanti, giocava da solo perché la sua squadra giocava in un modo ed aveva molto libertà di esprimersi su tutto l'arco dell'attacco. Quindi secondo me se uno lo comincia a intrappolarlo troppo dal punto di vista tattico va un po' in difficoltà, perché non è un giocatore che ha avuto a conoscenze tattiche importanti, però è un giocatore che se va lasciato libero tipo a briglia sciolta è un giocatore che è determinante, è un giocatore cattivo da d'aria. Ora purtroppo sai non gli va tanto bene come a livello di fortuna, però è un giocatore che secondo me, io lo dissi anche l'altra volta, darà una grossissima mano a questa squadra. E adesso con questo gol di Persano, lo vedi Persano uno che, di quelli che entrano e segnano dalla panchina, cioè per cambiare l'inerzia della gara, o lo vedi come potenziale titolare? Ma secondo me se la gioca insieme a Brunori, perché Cutolo, nonostante la giornata poco positiva di ieri, però è un giocatore che ti determina sempre qualcosa. A meno che poi uno si può anche, come dicevi te, poi anche Brunori a livello di sacrificio può anche farti qualche partita di sacrificio sull'esterno, però tra lui e per me Brunori e Persano si giocano sempre il posto da titolare. Ti faccio sentire che cosa ci ha detto il presidente La Cava ieri, proprio dopo la partita, aveva perso la voce, sentiamo. Presidente Giorgio La Cava che ha perso la voce. Come al solito. Queste sono le vittorie più belle? Bellissime, perché queste sono le classiche partite che tu pareggio rischi di perdere, quindi sono felicissimo perché, come ho detto già a Pisa, questa squadra gioca bene, gioca male, oggi ha giocato male in confronto a Pisa, però è una squadra che lotta fino no al 90esimo, al 96esimo, oggi ne è stata la riprova col gol di Persano. Ecco, una squadra che nel momento in cui non sembrava, no, che accadesse niente, ormai il pareggio sembrava scontato. Sono quei segnali a parere mio molto molto importanti. Adesso andiamo a giocare a Siena bene, una bella serata, sperando poi a Siena. Andremo a giocare a Siena? Penso di sì ormai, perché io penso che ripescheranno l'Entella e la Viterbese la metteranno nel nostro girone. Però domenica sarà sarà una bellissima partita. Sono quelle vittorie che possono cambiare anche il corso di una stagione, nel senso che su questo ci si costruisce un gruppo. Assolutamente, no? Specialmente il gruppo nostro, che sai, è un gruppo giovane. Oggi hai visto la palla persa da Basiti, che è un classico segnale, giocatore con potenzialità enormi, però ho perso quella palla perché è del 99 a parere mio. E però, come ti ho detto, la cosa più bella di questa squadra è che lottano fino alla fine, e a me questo mi interessa. Poi sappiamo quali sono i programmi, se mi dicevano dopo 3 giornate 7 punti, anche se sono un ottimista con 2 trasferte, Lucca e Pisa, ti avrei detto no, qualche punto in meno, invece va bene così. L'occhio di Piegoni mentre
passato dei gladiatori, che Luciani, l'occhio di Pieroni non sbaglia mai. Sì, l'occhio di Pieroni, però a me piace anche che Testini, perché guarda che tanti giocatori li conosce anche Testini. Adesso Pieroni ormai è un'icona, è un grandissimo, io l'ho visto su quando siamo andati per questo mercato, conosce tutti, alza il telefono, ci ha fatto arrivare i giocatori qua, sarebbero arrivati, però sappiamo anche perché sono arrivati, per il nostro allenatore. E noi siamo da tutto campo dal Caffè Amaranto, ci ha raggiunto il collega Giorgio Cioffini. Ciao Giorgio. Ciao Fabio. Allora, nella tua memoria così amaranta, definiamola così, ti piace? Questo gol di Persano, questa emozione così al 94esimo, ti ricorda qualche altro momento magari? Ti ha fatto venire in mente qualcosa del passato? Non proprio identico, però ecco, mi ha fatto venire in mente un gol fatto al Cittadella da Serafini in una partita difficilissima, anche quella, che e fu un risultato imprevisto come questo e importantissimo. Alle volte queste partite, io lo dicevo subito dopo, vinte in questo modo, sono anche un segnale importante. E credo che tutto sommato, ecco, partite di questo genere è più facile perderle che vincerle, perché soprattutto all'inizio della stagione, quando non hai ritmo, loro oltretutto, come ha detto lo stesso D'Alcanto, erano anche fisicamente più brillanti. Forse l'Arezzo risentiva anche dello sforzo di Pisa, ecco. Quindi, cioè, avere la raddrizzata per me è un segnale molto importante. Sono quei segnali che poi, no, dicono una tendenza, perché ricordi l'anno scorso i segnali dell'inizio stagione erano tutt'altri, perché quella Arzachena infatti si perse 3-2, no? Al debutto in casa. Certo, io ho richiamato un precedente alla fine del quale vincemmo il campionato. Esatto. Era l'anno di la prima giornata, 27 agosto 2003. Non voglio spingermi a tanto, intendiamoci, rimaniamo con i piedi ben saldati a terra, però hai ragione Fabio. Cioè, i segnali sono importanti, l'anno scorso lo erano in modo opposto, perché perdemmo con l'Arzachena una partita che non meritavamo oltretutto di perdere. Quest'anno proprio lo stesso avversario ha ribaltato una situazione che secondo me è favorevole. Io ho molta fiducia in un ambiente che non solo calcisticamente, ma che anche da un punto di vista proprio più generale si sta muovendo, no? Qualche giorno prima avevamo presentato degli sponsor, secondo me, importantissimi. È un passo iniziale, è un passo d'inizio, ma anche quello è un passo significativo, direi, molto significativo. Sì, perché si ha l'impressione appunto che tassello dopo tassello stia venendo fuori una società strutturata, una società in grado di rispondere a quelle che sono anche le sfide molto difficili che una società specialmente di Serie C è chiamata, no, a vincere. Sì, mi sembra che tutto l'ambiente stia prendendo consapevolezza dell'importanza che significa una squadra di calcio oggi per una città come Arezzo. Io credo che questo significato travalica anche lo sport stesso, il calcio stesso. Oggi è un veicolo d'immagine importantissimo, mi pare che anche le istituzioni piano piano se ne stiano facendo consapevoli, e questo è un bel segnale anche questo. Spero, però bisogna dare continuità, ecco, cioè ecco perché i risultati poi aiutano, favoriscono, anche se purtroppo in Italia c'è questo vizio di far dipendere troppo da un risultato del campo, anche un destini che invece appartengono a un progetto, a una progettualità molto più ampia. Anche perché poi i risultati sono frutto veramente di episodi a volte anche banali, a volte no, che però riescono a spostare a volte un progetto. Sì, i risultati di una domenica o di due domeniche sì, ma i risultati più complessivi di un'annata, ecco, quello il discorso cambia, su questo che dobbiamo puntare. Io credo che in Italia, proprio non solo ad Arezzo, dobbiamo cambiare mentalità, perché i risultati del calcio nazionale anche ce lo dicono, ce lo confermano, che c'è una cultura sbagliata, sbagliatissima, dove che effettivamente poi, anche se parliamo di Serie C e di Serie A o di nazionali addirittura, i campi sono molto contigui e funzionano gli stessi meccanismi, a parer mio. Sentiamo le parole sia di D'Alcanto che dell'arrabbiatissimo allenatore Giorico, dicevamo prima con Agostino Iacobelli, rivedendo onestamente le immagini, anche benché la camera non sia in linea, però effettivamente era fuori gioco. Ma io a Giorico gliel'ho detto, lo capisco perfettamente, mi sarei arrabbiato altrettanto come lui, era fuori gioco, e poi cioè, era proprio l'ultimo secondo, cioè io non avevo mai visto, forse un record assoluto per l'Arezzo, segnare proprio
all'ultimo istante, l'arbitro aveva il fischio in bocca, non l'hanno neanche fatto ripartire il gioco, non hanno neanche, cioè è finita lì. E tra l'altro, ripeto, è stato un momento stupendo, perché anche ha riscattato una prestazione certamente non esaltante, perché è stato un finale pieno di gusto, cioè vincere le partite all'ultimo tuffo, quando poi ti sei anche un po' arrabbiato, diciamolo francamente, è il massimo da questo punto di vista. Quindi quell'esplosione finale dello stadio ha riscattato 90 minuti francamente non proprio belli, però importanti, importantissimi, come dicevamo prima. È stato un po' al contrario quello che, anche se lì fu una rimonta ancora più clamorosa, che la Chiesa subì a Cremona 2 anni fa, e quando in vantaggio 2-0 addirittura con la doppietta di Moscardelli, dal 74esimo al 94esimo no, subì 3 gol in rapida successione. Sentiamo allora Dal Canto, che dice era meglio vincere tranquillamente che partite con questa agitazione, e Giorgico. Avrei preferito farlo in modo un po' più comodo, visto che secondo me non abbiamo fatto una partita eccelsa dal punto di vista dei ritmi, della precisione, della velocità dei passaggi. Ci può stare, non è una colpa, alla fine ho ripresentato gli stessi 11 di Pisa e secondo me qualcosetta abbiamo pagato sotto l'aspetto fisico. Non è un alibi, ma a discapito dei giocatori. Posso dire che ho fatto un errore clamoroso, perché ho fatto bagnare il campo troppo a ridosso della partita e più di qualcuno, rientro dal riscaldamento, lamentava un campo pastoso e pesante. Poteva essere pastoso e pesante pure per l'Arzachena, quindi, perché lo dico che non è un alibi, è vero pure che l'Arzachena non ha giocato l'infrasettimanale, quindi è apparsa anche un po' più brillante di noi. Detto questo, abbiamo fatto almeno 12 occasioni da gol abbastanza grosse e dobbiamo diventare un po' più cinici nel farle, perché dopo un quarto d'ora potevamo essere 2-0 e aver chiuso la partita, invece siamo stati a tribolare e aver fatto gol al 95esimo. Però noi l'avevamo preparato in questo modo qua, sapevamo che potevamo incorrere in questa difficoltà qua e dovevamo sbloccare il risultato, o sapevamo di dover sbloccare il risultato, perché poi tu costringi a fare a squadra avversaria un tipo di calcio che magari non aveva preparato di fare e ti si può aprire un portone diverso. Così non è stato, anzi di contro abbiamo commesso un'ingenuità e gli abbiamo fatto gol noi. E dopo queste partite qua si rischia di perderle, quindi prendiamo il bicchiere mezzo pieno. Quel gol di Persano è nato da una soluzione tattica con Brunori, che è sembrato più convincente defilato rispetto a quando gioca in mezzo, o è solo una variante? No, ma noi abbiamo giocato sempre la stessa maniera, sia prima dei cambi che dopo i cambi. Quando giochiamo contro difese a tre tentiamo di andare a trovare lo spazio tra i terzi difensori e i quinti con le due punte, quindi le allarghiamo per tentare di far gioco, quindi tante volte appare in una posizione da esterno, ma in realtà è soltanto uno smarcamento. Quando ho fatto i cambi ho pensato che avere a 20 minuti alla fine la partita sarebbe finita per forza di cose con qualche palla lunga o con qualche palla in mezzo, quindi avere due giocatori forti fisicamente poteva darci un vantaggio. Poi Mago non lo è nessuno, sono stati bravi loro e fortunati pure nel frangente, insomma, a far gol. Giorgico ha protestato tantissimo, no? Per l'1-1 dalla panchina, come l'ha visto? No, da dove sono io, nemmeno a dove lui, penso ci sia prospettiva per giudicare se fosse meno fuori gioco. Credo che sul tiro di Foglia, penso che abbia tirato Foglia, c'è stata una deviazione sicura, da dove io non so di chi. Insomma, nel calcio si vince o si perde, purtroppo in C non c'è il VAR, quindi prendiamo per buono il risultato. Questi 7 punti in classifica, ora è un po' troppo presto per guardarla, ma insomma, dopo 3 partite sono tanta roba. Guarda, è una squadra talmente giovane la nostra che può essere che inconsciamente abbia pure, non commesso l'errore, però arrivi da una partita fatta ad altissimo livello come quella di Pisa sotto tutti i punti di vista, e quando giochi con dei ragazzi giovani può darsi qualcheduno allenti involontariamente la pressione. Il campionato di C non ti permette queste cose qua, quindi noi oggi i 7 punti li vediamo come un bottino buono per continuare a fare il nostro lavoro, perché vincere una partita come questa ci aiuti a continuare a crescere e a farlo in modo un po' più convinto di quello che facciamo. Detto questo, non è che pretendo che ogni volta i miei giocatori facciano tutto perfetto, ci possono stare le partite sporche e io, come ho detto a loro oggi prima della partita, avrei il piacere che sapessimo interpretare e le partite come quella di Pisa, dove troviamo una squadra che ci dà campo e gioca e ci fa giocare, e le partite come quelle con l'Arzachena, dove sapevamo di trovare una squadra chiusa e dobbiamo essere brutti quando serve e efficaci quando serve. Per la prestazione che abbiamo fatto meritavamo sicuramente un punteggio diverso. Il rammarico è aver preso gol a un secondo dalla fine, ma quello ancora più grave è non aver visto un fuorigioco di 1,5 metri, perché chi ha visto e ha fermato le immagini
e ha visto la partita in TV, ci dice appunto che c'era un metro e mezzo di fuorigioco. A me dal campo sembrava netto il fuorigioco, non vedo per quale motivo un collaboratore non debba collaborare in senso positivo nel condurre una gara. Ripeto, non ho niente contro l'arbitro, ma per il suo collaboratore c'è da dir tanto, perché intanto ci fa pareggiare una gara dove abbiamo rischiato veramente poco, se non nei primi minuti, poi abbiamo portato avanti questa gara senza concedere grosse palle gol all'Arezzo. L'Arezzo sapevamo che è una squadra che gioca, che sviluppa il gioco, e abbiamo preferito farli giocare nella loro metà campo e poi cercare di stringere gli spazi nella nostra. Mi dispiace perché poi nel secondo tempo, dopo aver preso il gol, l'unica occasione veramente ghiotta è stata quella nostra con Busato, che l'ha buttata alta e si abbassa per appena la traiettoria e andiamo di nuovo in vantaggio. Ripeto, io ho fatto già i complimenti ai miei ragazzi, perché pur rabberciati per l'assenza di 5 titolari siamo venuti qui a giocarci la nostra gara e abbiamo fatto una bella figura. Ripeto, dovevamo portare a casa almeno un punto, perché io ritengo fosse strameritato. Ecco, dopo la convalida del gol, visto che è andato subito dall'assistente a dirgli qualcosa, ha risposto qualcosa o niente? Non ha risposto assolutamente niente, però non esiste, perché se io lo vedo e sono 15 metri indietro rispetto alla sua posizione, come fa a non vedere lui la posizione che è un metro e mezzo fuori gioco? Cioè, io non lo so se voi avete visto le immagini o non le avete viste, però io credo che se qualcuno era posizionato a modo in quella situazione di campo, io credo che abbia visto che il giocatore dell'Arezzo era totalmente avanti rispetto alla nostra linea difensiva. Ripartiamo con Giorgio Ciofini, dopo aver ascoltato anche dal canto. Cosa ti piace di questo allenatore? Beh, direi per il momento mi piace tutto. È un allenatore che lavora bene in campo, che quando si esprime sa quello che dice, che rimane con i piedi a terra. È un allenatore oltretutto che in poche settimane, cioè qualche mese per fortuna, un po' di tempo gliel'hanno dato i nostri eroi delle leghe, come dire, ma comunque diciamo ha saputo dare un'impronta alla squadra, ha saputo caratterizzare questa squadra in tempi molto brevi. Insomma, direi che da questo punto di vista l'esordio di Dal Canto sulla panchina di Arezzo è stato altrettanto fortunato, come e forse il merito di questa classifica a sorpresa, questa bella classifica, è soprattutto suo. Eh sì, perché comunque ha saputo anche superare quella mini difficoltà della Coppa con tanti giocatori che poi non erano arrivati. Sì, no, per esempio ieri è stato importante per me, non solo per il fatto i cambi che poi ha segnato Persano, ma quello è un terno all'otto, no? Cioè, non è tanto questo che mi è piaciuto, quanto il fatto di avere chi ha un organico molto ampio e che di far partecipare tutti. Ieri hanno partecipato a questa vittoria altri 4 giocatori, uno addirittura l'ha improntata con la sua firma, e questo è importante perché significa saper gestire un gruppo che poi ha bisogno di trovare le sue soddisfazioni. Io non sono d'accordo con i titolarissimi di Sarri, insomma, poi Sarri fa grandi risultati, ma non concepisco questo tipo di atteggiamento. Quindi ci vuole una rotazione? Ma secondo me è necessario. Se c'hai un gruppo di 22 persone li devi coinvolgere tutti, e più li coinvolgi più ottieni risultati, perché poi alla fine quando sono soprattutto turni infrasettimanali, insomma, ieri si è detto che ha un po' risentito dello sforzo di Pisa, quindi se c'hai giocatori in grado di sostituire i titolari è importante tenerli caldi, ma poi soprattutto poi è una questione anche proprio più genericamente ambientale, in cui tutti si riconoscono, in cui tutti si sentono di avere un ruolo, insomma, di partecipare all'impresa. Infatti nelle prime 2 partite Dal Canto non aveva fatto molti cambi, in quella di ieri invece ne ha fatti 4, proprio perché la partita non stava andando come si aspettava, e l'Arezzo ha anche una cosa piuttosto ampia, si è visto che anche la Zaccagna gliene mancava tanti, però le 2 panchine, il confronto era abbastanza evidente, quindi
C'era stata anche a un certo punto una piccola critica sulla cosa eccessivamente ampia, che, perché comunque è da gestire, non deve essere facile per dal campo. No, ma indubbiamente la rosa è piuttosto ampia, però diciamo che alcuni sono proprio dei ragazzi che sono venuti qui, a parte Cenetti, che ha un bel, diciamo così, ha un costo significativo. Gli altri credo che siano ragazzi che non incidano moltissimo sul bilancio, anche se sono d'accordo con te, come si diceva prima, è importante che tutti partecipano, e quindi avendo una rosa troppo ampia è più difficile attuare questo tipo di situazione. In ogni caso credo che le scelte, Pieroni stesso l'ha detto, sono in 26, cioè i 22 che tutte le squadre hanno un ricambio per ruolo, no? I 22 canonici più altri 4. Tra l'altro ieri è mancato Belloni, che per me è un giocatore importante, molto importante, e che rientrerà per fortuna nel derby con il Siena domenica prossima. Sentiamo adesso Pelagatti, che racconta anche un po' come è andato. C'è stato un momento in cui ha un po' redarguito Basit, no? Perché oltre alla palla persa poi c'è stato qualche altro momento in cui forse perché era lasciato anche solo, quindi chiaramente veniva subito attaccato, cioè, lui, no? Ma gli danno anche qualche volta, si dà palla quando è in mezzo a tre uomini, forse farebbero bene anche a non gliela passare in quei casi. Sentiamo allora Pelagatti e Persano. Sì, sicuramente un bottino importante, magari da fuori nessuno se l'aspettava, io non ti dico che me l'aspettavo neanche io sinceramente, magari partire così forte con due trasferte non era per niente facile, però fin da quando sono arrivato ho visto un gruppo che ha voglia di lavorare, ha voglia di imparare, sicuramente fare questi tre risultati così ci aiuta a lavorare meglio e più tranquilli sicuramente, quindi è molto 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 importante essere riusciti a vincere anche una partita come oggi, che sarà messa male per determinate situazioni, riuscire a vincerla comunque ci dà una spinta morale importante. Ma sicuramente quando c'è una squadra che viene da magari tanti ragazzi che vengono dalla primavera, tanti ragazzi che vengono da campionati, cioè viene in una piazza come Arezzo che comunque a livello di pressione ti dà qualcosa in più, non è facile affrontare le partite e soprattutto quelle come oggi. Noi veniamo da tre partite vinte, cioè due vinte e una pareggiata, tre partite completamente diverse l'una dall'altra. Bisogna essere capaci col tempo di sapere interpretare una partita dall'altra, perché il mister comunque e il suo staff ci preparano bene, cioè ci fanno capire come gioca l'avversario nei minimi dettagli, quindi noi sapevamo oggi che la partita era questa, che bisognava girare palla veloce e riuscire a trovare il buco al momento giusto. Il primo tempo magari abbiamo sbagliato qualcosa in più, qualche passaggio in più, qualche palla portata troppe volte in più. Il primo tempo ci siamo messi a posto a fine primo tempo e il secondo siamo un po' venuti fuori, però sapevamo che era una partita difficile, soprattutto visto che siamo andati sotto, era una partita tostissima e penso che la squadra ha fatto vedere che fino al 90 e passa, non mi ricordo neanche quando si è fatto gol, al 93esimo l'ha voluta portare a casa a tutti i costi, e questo è un segnale importante per noi che ci deve dare una spinta forte. Il gol subito è anche un po' sfortunato, no? Che è successo? L'episodio cambolesco. Sì, è successo, io l'ho detto anche prima di là con Basit, gliel'ho detto un po' in maniera scorbutica, ma gliel'avevo già preparato prima di iniziare il campionato, che magari in campo c'ho il modo un po' più aggressivo di dire le cose, e l'importante è che capisce quello che gli dico, e quello che gli dico dall'inizio della stagione, che nella nostra metà campo, soprattutto quando siamo in uscita, di magari di fare un tocco in meno e giocarla più veloce. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha grandi qualità e se migliora quello diventa un giocatore importante. Già ci sta, comunque ha già fatto delle grandi partite, anche oggi, a parte l'errore, non è che si può crocifiggere per un errore. E per fortuna per lui e per tutti l'abbiamo recuperato e questo gli deve servire solo da lezione. Beh, è stata un'emozione fantastica, anche perché, come hai detto tu, al 95esimo in casa sotto la curva dei nostri tifosi, penso che sia un sogno, no? All'esordio poi in casa, quindi sono contento, era un gol voluto, lo cercavo, poteva dare morale sia a me che alla squadra, quindi continuiamo così, siamo un gruppo giovane, la squadra ha fatto una grande partita oggi, quindi continuiamo così e secondo me ci saranno dei grossi risultati. Poi è una doppia soddisfazione, però questo nulla toglie, o dal primo che sia un minuto a disposizione, comunque si entra in campo sempre con la stessa mentalità per aiutare la squadra. Se arriva il gol, meglio ancora, però sono contento e cerco di lavorare sempre ogni giorno.
Sei un attaccante che ha il gol nel sangue, si vede che c'hai quel fuoco dentro quando passa quei palloni come quello che ti è arrivato. Sì, diciamo che l'attaccante deve fare quello, no? Altrimenti c'è chi come me oggi è stato fortunato perché la palla è rimasta lì e mi sono fatto trovare pronto. Però naturalmente per ogni attaccante è importante fare gol. Fa morale sia a livello personale che a livello di squadra. Questa è una vittoria che dà sicuramente morale perché ci aiuterà tanto. Fa capire la nostra mentalità perché comunque abbiamo ripreso una partita che sembrava ormai spenta. Quindi bisogna solo continuare così. E qui insomma si vede l'esperienza Pelagatti, mi sembra veramente un grandissimo acquisto, a parte che Aretino ha iniziato nel settore giovanile dell'Arezzo e quindi c'è anche un legame particolare, però veramente in campo quell'esperienza, no, quel senso anche della posizione di guidare il reparto mancava. Sì, i due direi, Pelagatti e Pelagotti. Ah, Pelagotti, sì. Pelagotti e Pelagatti, entrambi. È uno scioglilingua. È uno scioglilingua, però hanno una funzione molto importante nel senso che dicevi te, Fabio, perché effettivamente aggiungono esperienza, peso anche, diciamo così, atletico tutto sommato anche in questa squadra, ma è peso soprattutto di personalità. Ecco, comunque a qualche ragazzo non manca, come allo stesso Basit, che ieri ha preso gol per avere troppa personalità, perché in quel caso ha cercato un numero che poteva benissimo evitare. Lì c'è stato un eccesso di personalità, forse. Quindi, ecco, mi sembra che comunque, come dicevi giustamente, Pelagatti insieme a Pelagotti siano due elementi molto importanti che Pieroni ha portato qui per aggiungere esperienza ad una squadra che ne aveva bisogno, soprattutto di dietro. Coppia con Pinto, mi sembra un'ottima coppia. Sì, poi il giovane e l'esperto, il destro e il mancino. In effetti è un'ottima coppia, anche se io non trascurerei chi è di dietro. Per esempio Borghini per me è un ottimo giocatore e ci sono alternative importanti perché poi dovrà rientrare anche Burzigolti. Quindi credo che al di là di tutto, sì, la rosa è forse anche un pochino eccessivamente ampia, ma insomma è anche io, se fossi un allenatore, preferirei avere dei ricambi, perché per esempio in questo momento sei quasi contato di dietro e poi ti potrebbe questo consentire di giocare anche, di cambiare anche il modulo, potresti giocare con la difesa 3 per esempio in particolari situazioni, quindi l'organico abbondante è una risorsa in più, il problema è semmai è della gestione, ma come dicevamo prima, il nostro Dalcanto anche ieri ha mostrato di avere, diciamo, acume nella gestione di uno spogliatoio abbastanza ampio. Che poi questo, l'unico gol preso fin qui è stato una carambola che è finita poi su Pelagatti, è finita, quindi diciamo quasi zero i gol subiti, perché questo è stato un po' un infortunio, Arezzo subisce poco, magari... Sì, ha qualche problema. Però magari se segna è difficile che poi lo subisca. In conclusione ti voglio chiedere cosa ne pensi, visto che hai citato prima la presentazione degli sponsor, uno di questi sponsor estera, il presidente Macri, in conferenza stampa ha detto, era quasi un monito, un consiglio, no? Dice fate sempre le cose rivolte alla società in base alle vostre possibilità, no? Non andate oltre, costruite una base. Francesco è stato il mio assessore quando lavoravo al Comune di Arezzo, sono amico con Francesco, quindi comunque lo condivido, al di là di tutto, insomma, credo che sia una giusta osservazione. Del resto l'Arezzo nella sua storia purtroppo è fallito due volte, l'anno scorso è stato miracolosamente salvato, no? Tutti noi abbiamo parlato a lungo dell'impresa totale che ci ha consentito di uscire da una situazione difficilissima e su queste basi, anzi io ho detto proprio sulla spinta di quello che è successo l'anno scorso, io credo che gli sponsor, la città, insomma ha fatto quadrato e credo che poi tutto il male non viene per nuocere, anzi quella situazione possa servire perché per progettare all'Arezzo, per programmare un futuro migliore. Grazie davvero a Giorgio Ciofini, ci rivediamo la settimana prossima nel dopo derby di Siena. Buona Grazie serata. Grazie a te Fabio.